Oggi la lezione sarà un tentativo di insegnarvi le basi del reverse engineering, che vi chiedo già scusa, che purtroppo, essendo un argomento che ha tanti prerequisiti, ho cercato di fare una via di mezzo tra insegnarvi tutto quello che vi serve, che sarebbe un corso di assembly di 6 mesi, e quella parte che è divertente, che in realtà faremo verso la fine, divertente, se vi piace. Volume. Ciao. Appunto, le basi del reversing, non potrò spiegarvi tutto quello che vi serve come prerequisiti, vi darò più o meno l'idea generale che ci sta dietro, per guardarvi le reference di come funziona una o un'altra istruzione assembly su Intel, c'è internet e neanche io le so tutte, onestamente quando serve vado a vedere. Disclaimer rubato dall'ultima presentazione. Chiaramente queste cose non fatele su cose di cui non potete farlo, o se lo fate non ditelo. Ditelo a noi, magari, ditelo a noi in segreto, magari. Non hackerate la PlayStation perché altrimenti andate in prigione, tipo. Se lo fate, ditelo proprio a noi. Per quanto riguarda reverse engineering nelle CTF, ovvero nelle competizioni di hacking che facciamo noi, principalmente. Si tratta di cercare di capire come un programma funziona. A volte l'obiettivo è o trovare l'input da dare al programma perché ci sputi fuori la flag, oppure l'input stesso è la flag, oppure in alcuni casi il programma da solo ci dà la flag, ma è talmente lento che non finirà mai, quindi dobbiamo automaticamente, cioè, comprendere appieno come funziona l'algoritmo. Ad esempio, in una challenge era Fibonacci, che era implementato in maniera ricorsiva, immagino qualcuno di voi sappia, non so tutti, vabbè, che insomma è lento, non finirà mai, quindi era da reimplementarlo in maniera iterativa, altrimenti non si finiva mai di stampare la flag. Molti delle challenge di reverse engineering sono abbastanza semplici in realtà, cioè non c'è come nelle altre competizioni che è difficile magari trovare, ad esempio in Pwn, se uno non sa dov'è il bug o non sa come sfruttarlo, è difficile. In reversing di solito è abbastanza facile comprendere qual è l'obiettivo, il difficile è metterci il tempo e la voglia di perderci le ore a capire cosa fanno. E se le challenge sono offuscate, ovviamente questo tempo aumenta in maniera importante. Mentre nella vita reale il reversing serve a un sacco di cose che vi mostrerò dopo, purtroppo dal punto di vista legale non è pienamente legale, in Europa è un po' un casino, in America uguale. È in centro, sì. Bene, cos'è? Allora, innanzitutto non è una cosa che è limitata al software, il reverse engineering, come dice il nome, è fare ingegneria inversa, ovvero partire da un qualcosa di finito e cercare di tornare a dei documenti, dei sorgenti di qualche tipo che ci permettono di capire, cioè che siano più astratti del prodotto in sé. Nel caso, ad esempio, di componenti meccanici, reverse engineering vuol dire semplicemente prendere il pezzo meccanico e rifarlo in CAD col software in modo da avere il modello fatto in 3D. Chiaramente noi siamo interessati al software. Anche all'interno del software ci sono molti modi di intendere reverse engineering. Ad esempio, passiamo da binary reverse engineering, che è quello che parleremo oggi, ovvero prendere programmi compilati e analizzarli. Oppure, ad esempio, se voi usate Android o Java, già lì è una VM, è sempre binary, però siamo a un livello più alto, insomma, ci sono tanti aspetti da considerare. Oppure, se vogliamo reversare un formato di file, anche quello lì è un lato del reverse engineering che però non c'entra nulla con vedere assembly e roba del genere. Partiamo con il processo di compilazione, compilamento, non lo so, ho fatto l'ITIS, del software. Quindi abbiamo sulla sinistra un programma banalissimo in C che stampa yay e ritorna a zero. Quando il compilatore fa le sue cose, prima lo trasforma in ASM e poi fondamentalmente ci sputa fuori un binario che possiamo eseguire. Il reverse engineering praticamente consiste nel fare la cosa opposta. Chiaramente ci vuole una persona nel mezzo, questi siete voi che siete molto felici della cosa. Ora, nella realtà non è così. Nella realtà si passa da avere un binario, pregare tanto che funzioni tutto bene, si passa ad avere con un programma che si chiama Disassembler, che poi vi mostrerò, si passa ad avere una rappresentazione mnemonica delle istruzioni assembly. Voi avete fatto corsi di assembly? No? Non ancora? Le faranno? A matematica non le fate? No, era per chiedere, perché avevo visto su vabbè. Quindi devo anche. Ok. L'assembly fondamentalmente è quello che il vostro computer esegue, senza entrare troppo nei dettagli, che ha una rappresentazione che è un insieme di sequenze di byte che vengono semplicemente lette dal processore e il processore dice ok, questo è un 1, quindi somma due numeri, tipo, perché 1 rappresenta l'addizione.
Ovviamente noi umani preferiamo avere una versione mnemonica che ci permetta di capire, in questo caso move è un'istruzione, EAX è il nome di un registro, 3 è una costante, call uguale, func è un simbolo in realtà, questo qui in realtà sarebbe un numero, solo che il programma ci dà già un nome, se è disponibile, return è un'altra istruzione, e alla fine abbiamo un sorgente, il sorgente originale. Ovviamente è impossibile riottenere il sorgente preciso a quello originale, e solitamente reversare completamente un programma è da pazzi, si tende a fare solo delle parti interessanti. Ad esempio, se vogliamo capire come un meccanismo di crittografia funziona e non abbiamo il sorgente, abbiamo solo il binario, non ci interessa andare a vedere come viene letto un file per essere poi crittato, ci interessa come funziona solo la funzione critta-decritta, tipo. Perché è importante e ha ancora senso, anche se ci sono dei tool che lo fanno in alcuni modi in maniera automatica? Beh, come detto, non sempre abbiamo accesso al sorgente, specie quando facciamo vulnerability assessment, quindi andare a vedere se ci sono problemi in programmi fatti da altri o anche programmi fatti dal nostro, nel caso se fosse un cliente come contractor, comunque è utile lavorare a livello binario a volte. Malware analysis, ovviamente quelli che scrivono malware non vi danno i sorgenti, quando vi arriva il virus o il ransomware di turno andate a vedere principalmente in un debugger l'assembly. Pwning, come l'altra volta. Reversare gli algoritmi, ad esempio, non so se avete presente, ma 5-6 anni fa giravano questi programmi che a partire dal nome della rete Alice, Telecom, eccetera, eccetera, vi generavano le keyword, scusate, le password di default della VPA e WEP. Non che io ci abbia avuto niente a che fare, però sì, questo è il genere di cose a cui serve fare reverse engineering. Una volta capito come funziona, puoi capire, rigenerare lo stesso algoritmo solo senza aver bisogno del router, quindi io faccio lo script, metto dentro il nome della rete e mi viene fuori la password VP, la key VPA. È usato per interoperabilità tra sistemi, questo in realtà è uno delle aree più in cui è legale, è considerato legale anche in Europa, quindi ad esempio SMB è un protocollo di file sharing su e altre cose su Windows, è stato reimplementato in Linux, che si chiama Samba, puramente facendo reverse engineering. Stessa cosa per Windows, che i programmi per Windows, se li eseguite su Linux, è tramite Wine, che è appunto una reimplementazione fatta tramite reverse engineering. E embedded devices, qui abbiamo un ragazzo che nel tempo libero si è fatto un firmware custom per la sua sigaretta elettronica, perché non gli passava niente di meglio. Al che vi chiederete, perché non possiamo usare un decompiler? Che esistono. Funzionano molto bene, fra l'altro, su programmi programmi scritti in linguaggi che poi vengono interpretati, o comunque bytecode come java.net, perché sono linguaggi molto più ristretti rispetto al codice macchina, quindi alcune cose non sono possibili, quindi il decompilatore può fare delle assunzioni più stringenti e quindi fare del codice più simile all'originale senza avere problemi. Di fatto nei programmi di nei disassembler, quelli famosi, cioè IDA Pro, che poi vi parlerò anche di quello, c'è un decompilatore come plugin che costa qualche migliaia di dollari, credo, sì, sarà, perché aiuta molto a velocizzare il processo di reversing quando funziona. E il problema è che decompilare in termini in generali è un problema non decidibile, quindi di fatto non funziona sempre. Non si può fare niente. Quindi fallisce in molti casi di interesse pratico, e comunque in ogni caso a volte è importante lavorare a livello di binario, come appunto nel pwning, in cui dobbiamo vedere l'offset magari di una variabile che da sorgente non possiamo capirlo finché non vediamo quello che il compilatore ha deciso. Perché farlo? A volte, se siete malati, può essere divertente. Questo è il codice preso dal controllo della signature nei DVD della Wii. Questo è stato riversato da un tizio, fra l'altro adesso è morto, poretto, tedesco mi pare, presentato al Chaos Communication Congress a Berlino qualche anno fa. Da qui sono nati tutti i giochi craccati per la Wii, eccetera, eccetera. Praticamente per controllare il digest, quindi l'hash del contenuto del disco, veniva utilizzato, o della signature in questo caso, non so precisamente, comunque c'è un hash che viene controllato per vedere che sia il contenuto sia effettivamente quello che è stato autorizzato. Questa è la parte di ASM, quindi non ci interessa. Comunque questo qui è lo pseudocodice, è uno string compare fatto su una stringa di binaria. Lo string compare finisce sui valori nulli, quindi gli è bastato trovare
un disco che avesse un valore nullo vicino all'inizio della signature, quella originale. A quel punto lui si è messo a generare, ha generato un payload suo, e ha provato in continuo a modificare dei singoli byte all'interno di questo payload, finché fondamentalmente ha fatto brute force, finché non ha trovato che i primi byte prima dello zero erano coincidenti. Chiaramente se un hash è lungo, mettiamo 30 caratteri, 32 caratteri, sono 2 alla 32 per 8 bit, quindi insomma non finirete mai di farlo. Se magari riuscite a trovare uno zero nel secondo carattere, avete solo 255 tentativi, al caso peggiore, al caso medio, sono 128, quindi in mezzo secondo il vostro computer lo fa. Senza reverse engineering, purtroppo, non avendo appunto accesso ai sorgenti della Wii, questa cosa non sarebbe mai scoperta, non avremmo mai avuto i loader e tutte quelle belle cose che ci piacciono, perché noi compriamo i giochi. I tools che vengono utilizzati per fare reverse engineering, che sono fondamentali, perché farlo a mano è da pazzi, cioè si fa a mano, però farlo a mano nel senso di andare a vedere l'assembly dai disassembler lineari che vedremo dopo, sì, insomma, ci perdete i mesi. Il disassembler fa il primo passaggio del grafico che ho fatto vedere prima, gli diamo un binario e verosimilmente ci darà la rappresentazione mnemonica disassemblata del contenuto. Quindi, ad esempio, questo non è la vera codifica, però mettiamo che il move EAX3, la codifica sia questa, questo numero viene tradotto in quello. Anche disassemblare in realtà è un problema non decidibile, credo, quindi sì, anche questo può fallire in alcuni casi, però generalmente questo è molto più facile di decompilare, quindi funziona nel 99% dei casi. Ci sono fondamentalmente tre opzioni per disassemblare. Io oggi vi ho chiesto di portarvi la demo di Binary Ninja, perché è un tool nuovo che sta introducendo molte innovazioni. Non è, in realtà al momento il migliore è questo, IDA Pro, che costa un macello di soldi. Binary Ninja c'ha una versione per studenti che costa sui $100, mi pare. E la demo è completamente funzionante, a parte il fatto di salvare i file, quindi lo aprite, fate il vostro lavoro e chiudete, ma non potete salvare quello che avete fatto per una volta successiva. E ha una ottima interfaccia di scripting che permette di implementare plugin nell'arco di veramente pochissimo tempo, mentre per AIDA, che è lo standard dell'industria, che costa veramente tanti soldi, questa cosa, cioè scriptare è una cosa molto fastidiosa. Detto questo, per ora questo programma qui è ancora lo standard dell'industria, quindi se dovete fare cose serie, procuratevelo. Comprate il software. Se no c'è Radar, non lo so, Radar 2, che è un progetto open source da linea di comando. In realtà è molto figo, se posso dirlo, sì, posso, Mauro? Sì, ok. Molto figo perché supporta moltissime architetture che non sono supportate dagli altri tool. Purtroppo dovete perderci tante ore solo per iniziare a fare qualcosa, perché è come usare la shell dei comandi piuttosto che programmare dentro un IDE. Stanno sviluppando un'interfaccia grafica che ho provato per la prima volta ieri. Non è malvagia, non è comparabile con nessuna di quelle due prima, però insomma è un buon passo avanti. Finalmente qualcuno si è pensato di fare una... Questa è la terza volta che provano a fare un'interfaccia grafica. Questa volta sembra che ci stiano riuscendo. E poi c'è Object Dump, non usatelo. Cioè, usatelo per le cose basi, se proprio avete 10 righe, ma vi viene fuori una roba di testo che è lunga migliaia e migliaia di righe che non capirete assolutamente. Un'altra categoria di tool molto utile per fare reverse engineering è un X-Editor. Ora, alcuni programmi di quelli che ho nominato prima, anzi in realtà tutti, credo, permettono di modificare l'ex, hanno un X-Editor incluso, però è utile anche saperne usare uno a parte, perché a volte gli X-Editor hanno delle funzionalità aggiuntive, ad esempio su Windows specie, ce ne sono di ottimi, che permettono di aprire i file e hanno già la descrizione del formato file, quindi ad albero vi fanno vedere le varie sezioni di un file, ad esempio un file JPEG, cosa c'è nel header, se voi volete andare a modificare un valore perché per qualche motivo vi interessa farlo, sono molto utili. Agli albori, o meglio anche adesso in realtà, vi farò vedere dopo, se volete patchare un programma, ad esempio volete fare una crack di un programma, a meno che il vostro programma, io vi farò vedere entrambi i modi, sia all'interno del programma Binary Ninja, sia all'interno di un X-Editor a mano, andando a cambiare i byte, chiaramente andiamo a cambiare quello che il compilatore ha compilato, quindi va a cambiare quello che succede quando eseguiamo il programma. Quindi ad esempio controlla qua, se è uguale a licenza ok, salta a licenza ok, possiamo fare il contrario e dire ok, se la licenza non è ok, salta comunque a licenza ok e non dobbiamo più pagare migliaia di dollari di software. Quindi esatto, appunto, per passare programmi, vedere come il contenuto di un file e cambiare il contenuto. Ci sono moltissime opzioni, da linea di X-Edit, solitamente o è incluso sulle distribuzioni Linux o comunque
basta apt-get, quello che è. Binary Viewer si chiama Binary Eye, fra l'altro, è la linea di comando, ce ne sono di meglio. Quelli su Windows sono il top, perché su Windows vengono usati molto di più che su Linux. E adesso arriva la parte divertentissima, ragazzi. Codice macchina, ci piace. Non so, mi piace Matrix, lo so, è lame, però vabbè. Recap dall'ultima lezione, questa è una slide presa direttamente dal ragazzo lì. Quindi quando abbiamo un programma, in realtà un programma è fatto di differenti sezioni, quindi abbiamo l'eseguibile principale che viene diviso in varie sezioni, contengono il text, il codice da eseguire, le altre sezioni, ad esempio data, include dati, appunto c'è scritto lì sulla destra. Quando viene caricato dal loader del sistema operativo, vengono aggiunti delle aree di heap, librerie che dobbiamo caricarci per stampare una stringa, stack, eccetera, eccetera. Questo è giusto per farvi vedere un attimo com'era la questione. L'introduzione sarà Assembler x86, che è Intel, quello che usavate fino a qualche anno fa. Adesso i computer hanno x86 a 64 bit, che è la stessa cosa, solo che hanno i registri più grandi e cambiano alcuni dettagli, ma è retrocompatibile, quindi tutto quello che vi sto dicendo funziona sul vostro computer. Purtroppo in realtà avrebbe più senso insegnarvi direttamente a 64 bit, solo che avrei dovuto dirvi a tutti di scaricare il software crackato, che non è il proprio bello dal punto di vista educativo. Quindi useremo questo, perché sia Binary Ninja sia AIDA hanno una demo che funziona a 32 bit. Chiaramente non posso fare una lezione di 2 ore di assembly, primo perché è veramente noioso. Secondo, perché non è tanto utile, perché bisogna più vedere appunto quello che c'è da reversare che imparare tutte le istruzioni a memoria. Io non le so, quando mi serve vado a vederle. E soprattutto perché, ad esempio, io ho fatto ingegneria informatica, il primo anno abbiamo 6 mesi di corso, che metà del contenuto è assembly, quindi mi pare un po' pretenzioso insegnarlo in 1 ora e mezza. Questi sono alcuni dei registri in un processore x86 a 64 bit. Quindi abbiamo... non sono tutti. Ho messo alcuni generici più quelli più importanti. Abbiamo RAX, BX, CX, DX, RSI, poi c'è RD e altri, che sono a 64 bit, quindi operazioni su 64 bit. Allo stesso tempo, se abbiamo, possiamo accedere anche solo ai primi 32, e sui 16 possiamo decidere anche se scegliere il byte meno significativo o quello appena prima. Questo può essere utile a volte quando lavoriamo su string, verrà usato molto, questa cosa di accedere a 8 bit, ai primi 8 bit e basta. Sono chiamati general purpose perché appunto possiamo usarli quasi su tutte le istruzioni senza nessun problema, mentre altri registri sono fatti per usi appositi, specifici, scusate. Lo stack pointer, appunto, le funzioni si utilizzano lo stack per salvare le variabili, passare argomenti tra una e parametri tra una e l'altra. Lo stack pointer viene utilizzato per quello. Giusto per non perdervi, la differenza cambia il nome, il registro è lo stesso. Tendenzialmente, appunto, se iniziano con la R a 64 bit, se iniziano con la E a 32, e poi se sono solo 2 lettere, sono o a 16 o a 8. Base pointer viene usato delle funzioni per altri motivi che vi mostrerò dopo. L'instruction pointer è quello che dice qual è l'istruzione corrente da eseguire, quindi modificando quello di fatto implementiamo un salto, ma c'è un'istruzione apposita che è il salto, quindi che vedremo anche quella. Partiamo con una carrellata, spero non troppo lunga, delle istruzioni principali. Ora la move, che in realtà è una copy, ma si chiama move. Abbiamo a sinistra la destinazione e a destra la sorgente. Destinazione e sorgente possono essere memoria oppure registri oppure valori immediati, quindi cosa intende valore immediato? Tipo 3. Se possiamo dire muovi nel registro EAX 3, oppure possiamo dire muovi in EAX e BX. Quindi ad esempio move EAX 16 è equivalente a quello che voi scrivereste in informatica, cioè scusate, in un linguaggio di programmazione normale, EAX uguale a 16. Questo invece, quando c'è le parentesi quadre, vuol dire che l'operazione va a leggere dalla memoria, quindi questo vuol dire vai a prendere, appunto, se siete familiari un po' col C, questa è la semantica equivalente, prendi l'indirizzo che c'è contenuto in ESP, ci sommi 4, prendi i 32 bit in questo caso, perché il registro a sinistra è dei 32 bit contenuti in quel punto della memoria e li carichi dentro EAX. Stesso modo, MoveL, qui l'ho scritto come un carattere, in realtà è ASCII, quindi 0x61, 0x se non sapete è esadecimale. LEA, che è Load Effective Address, viene usato per caricare l'indirizzo di memoria di qualcosa dentro un registro oppure per svolgere semplici operazioni matematiche. Il motivo per cui non vengono usate altre istruzioni che poi vedremo, tipo add, sub,
È perché per operazioni semplici questo è molto più veloce da eseguire, quindi i compilatori ottimizzano. Quindi, ad esempio, viene usato per accedere agli elementi di un array, o operazione matematica, ad esempio, qui quello che succede non è altro che fai AX più 3 e buttamelo dentro ACX. Queste parentesi in questo caso non vogliono dire accesso alla memoria. Idem per queste cose qui, lo vedrete spesso se fate reversing, spesso ci sono cose del genere, quindi vuol dire magari EBX è l'indirizzo di partenza di un array di elementi e ogni elemento ha 2 byte, quindi gli andiamo a dire vai a prendere 2 per ESI e questo aumentando di 1 ESI aumentiamo di 2, quindi andiamo a leggere senza dover ogni volta aumentare a parte il registro. I registri a livello elementare potete considerarli come una variabile in un linguaggio qualsiasi. Poi chiaramente c'è un numero finito di registri, quindi i compilatori fanno scambi memoria, registri, memoria, perché lo spazio è quello che è. La push, appunto, mette un... Beh, qui lo stack sapranno cos'è, no? Avete... Sì. Sì? Stack, concetto noto, non noto? Sì? Ok, perfetto. Quindi fondamentalmente lo stack che viene utilizzato dal programma per chiamare le funzioni, eccetera, eccetera, la push mette la sorgente che gli diamo sullo stack, quindi può essere anche qui un valore tipo push 6 oppure può essere un registro. La semantica, quello che succede in realtà quando scrivete push è equivalente a dire togli 4 allo stack pointer, quindi se lo stack pointer è qui, va giù di 4 e crea uno spazio in cui mettere, cioè si sposta e lascia lo spazio per mettere la variabile, cioè si sposta sullo spazio libero in cui mettere la variabile, dopodiché sull'indirizzo puntato ASP che è sotto quello dove era prima, salva la variabile e a quel punto ASP punta a quella appena messa dentro. Qui ad esempio push CX, siccome CX è a 16 bit, è come togliere 2 al posto di 4, ma vabbè, il concetto è lo stesso. La pop è l'operazione inversa, prende il valore che c'è sullo stack, lo butta nel registro che mettiamo come destinazione e ritorna a ripristinare lo stack come era prima. Se facciamo una push e poi una pop, di fatto con lo stesso registro è come non fare nulla praticamente. Quindi, se noi facciamo. Questa è una cosa che si trova a volte nelle challenge, è una offuscazione veramente. Offuscamento? Veramente basilare. Si fa prima una push di un registro e poi una pop di un altro registro ed è esattamente la stessa cosa di scrivere questa cosa qui, solo un po' più lento. Perché prima mettiamo EAX nello stack, poi lo togliamo dallo stack, però lo salviamo in EBX, quindi di fatto abbiamo copiato EAX, il valore resta comunque dentro. E è come fare una move da EAX a EBX. Poi abbiamo un'istruzione add, che come dice il nome, somma, sulla sinistra abbiamo sempre la destinazione, a destra la sorgente. Velocemente add 16, aggiunge 16, a qui stiamo sommando 2 registri. Questa è una cosa che non vi spiego. Sub è l'opposto, però è abbastanza più interessante perché viene usato una variante dell'istruzione sub viene utilizzata per fare i controlli prima di prendere i salti e quindi per implementare gli if, i cicli, eccetera, eccetera. Quindi di nuovo, togliamo 16, togliamo 2 registri e arriviamo a una delle prime cose che veramente sono abbastanza interessanti, specie se dovete fare patching di binari. Patching che vuol dire andare a modificare i byte per fargli fare quello che volete voi al programma. C'è un registro speciale in ogni processore in realtà, ma in questo caso in x86, che si chiama flags. E principalmente contiene delle cose, ma quello che interessa a noi è che contiene delle flag da un bit l'una. Si chiamano F, SF, ZF, eccetera, eccetera. Le più importanti, secondo quello che dobbiamo fare noi, sono queste tre qui. La zero flag, che ci indica se l'ultima operazione che abbiamo fatto, poi spiegherò meglio, è uno zero. Sign flag, che segna se l'ultima operazione era negativa. E carry flag che indica se nell'ultima operazione viene settato il flag di carry, e anche qui vi farò vedere degli esempi. Quindi appunto, se è 0, se la destinazione è meno sorgente, e questa è una comparazione con segno, perché purtroppo o per fortuna, quando lavorate sui registri, i numeri sono senza segno. Quindi se un numero col primo bit a 1 lo considerate negativo perché è in complemento a 2, oppure no, dipende completamente da che istruzioni lavorate. Cioè, il processore non sa se il numero è negativo, positivo o se è senza segno. Scusate, se lo considerate come senza segno, sta a voi considerarlo come senza segno, quindi userete operazioni fatte per lavorare su numeri senza segno. Se invece volete usarlo come un numero con segno, andrete a usare altre istruzioni che lavorano sul segno. Quindi
quindi io ho indicato un minore col S, nel senso che questo è un compare, diciamo, col segno. Se questi fossero numeri senza segno, non ha molto senso fare questo, andare a vedere il sign flag. Mentre col carry flag è il contrario, si va a vedere sugli interi senza segno se uno è minore dell'altro, fondamentalmente. Ho linkato un link su Stack Overflow che spiega benissimo tutti i vari casi, come si possono verificare. Questo è un esempio basilare, abbiamo un registro, allora, quindi abbiamo la prima istruzione setta è RAX al valore 666 in decimale, dopodiché gli viene sottratto sempre RAX 666, quindi ora RAX vale 0, ok? Vale 0, quindi 0 flag vale 1, sign flag vale 0 perché il numero non è negativo, perché il primo bit, questi sono 64 bit, quindi il primo bit a sinistra, il più significativo, non è uguale a 1, e il carry flag è uguale a 0 perché non va, il secondo numero non è più grande del primo. Qui un altro caso in cui invece al posto di mettere 666 mettiamo 1, 2, 3, quindi abbiamo che non è più 0, quindi lo zero flag resta a 0, il sign flag, detto anche negative flag se vi piace di più, va a 1 perché 123 meno 666 fa qualcosa che è negativo, e il carry flag anche viene settato a 1 perché il primo numero è minore di quello che gli viene sottratto. Ve lo dico. Fondamentalmente il carry flag serve per capire se va in underflow l'intero, che è la stessa cosa di quando fate una somma tra due numeri e perdete, la somma è troppo grande per stare nel numero e va fuori, va nel carry flag, idem succede per le sottrazioni, e viene usato per comparare due numeri senza segno. Ora facciamo un altro esempio in cui invece SF e CF sono diversi, quindi abbiamo AL che viene messo a 255, che è un numero negativo se consideriamo l'operazione. Quando fate un'operazione in assembly, è sempre importante vedere la dimensione del registro su quale state operando, o del valore su quale state operando. In questo caso AL è a 8 byte, quindi se li mettiamo dentro FF, che è 255, il primo bit è a 1, quindi il numero... se lo consideriamo come un numero senza segno è 255, se lo consideriamo come un numero con segno è meno 128, scusate, meno 1, FF è meno 1, non è meno 1, FF, meno 1, sì, oppure meno 1, in complemento a 2 fate i conti e viene fuori. Sottraendoci 1 vengono aggiornati i flag, la move non aggiorna i flag, la sub sì, anche altre istruzioni però non ci interessa, non è 0, quindi... 0 flag è uguale a 0, il sign flag viene messo a 1 perché abbiamo meno 1, perché considerato come valore col segno questo è un meno 1, meno un altro 1 fa meno 2, meno 2 è minore di 0, quindi va a 1. Il carry flag invece resta a 0 perché abbiamo 255 meno 1 che fa 254 che è maggiore di 0, o in altra maniera 255 è maggiore di 1, stessa cosa. Veniamo alla compare, che è l'istruzione che oggi ci interesserà di più, probabilmente insieme ai jump, sempre a destinazione sorgente. Fa una sub identica operazione, solo che il risultato non viene salvato nel registro, quindi la destinazione non viene modificata in alcuna maniera. Il motivo per cui è interessante è che setta comunque le flag, quindi se noi vogliamo fare un check senza andare a modificare la variabile, compare è un'istruzione che ci permette di farlo. Possiamo comparare due numeri senza andare a modificare nessun valore dei registri, e viene usata spesso per prima di un salto in assembly. Appunto, il valore non cambia, se facciamo questa operazione qui, cioè, mettiamo che ci sia un registro che non esiste, ma chiamiamolo temp, viene tolto 13 e in base a questo viene aggiornato tutte le flag di cui ho parlato prima. La jump è la prima istruzione di salto, quindi quando abbiamo un programma binario alla fine, le istruzioni vengono eseguite a partire dallo start, che viene deciso da quando compilato, il compilatore decide dove far partire il programma. Vengono eseguite in maniera sequenziale, quindi finisce la prima, inizia la seconda, eccetera, eccetera, a meno che non troviamo delle istruzioni che modificano il controllo, il flusso. La prima è la jump è un salto non condizionato, quindi salta in ogni caso, non c'è nessuna condizione che viene controllata. Può essere fatto a registro, può essere fatto a un valore numerico, come tutte le altre istruzioni, appunto, abbiamo abbastanza modi di chiamarlo, ma il concetto è che fondamentalmente saltiamo al parametro che gli diamo. C'è tutta un'altra serie di jump che si chiamano J seguiti da altre lettere, che sono quelli condizionali, che sono più interessanti, perché ci permettono di dire, ok, questo numero è uguale a 0, sì, allora vado di là, no, allora vado da un'altra parte.
Abbiamo JZ e JE che sono equivalenti, che saltano se il flag è messo, scusate, lo Z flag è messo a 1, quindi se abbiamo una comparazione tra due numeri e il risultato è 0, ad esempio la password era corretta, facciamo la password che l'utente ha dato meno la password quella che ho messo che ho deciso io, che ho fatto il programma, se è 0 vuol dire che è giusta, salta se 0 vuol dire che la password è corretta, questo è l'esatto contrario, salta se è uguale a 0. JB, JA, jump above, below sono salti se l'istruzione precedente ci diceva che la destinazione era sotto, scusate, l'operando destinazione era minore o maggiore dell'operando sorgente, sempre lavorando su numeri senza segno. Stessa cosa ma con numeri col segno, quindi considerando anche se il numero è negativo oppure no. Ce ne sono veramente tanti, tutte le combinazioni possibili di flag. Anche qui ho linkato, se vi interessa, perché è utile, comunque cercate su Google x86 flags e viene fuori. Scusate, conditional jump, vengono fuori delle tabelle. Primo esempio, che vagamente interessante, controllare se la lunghezza della password data dall'utente è uguale a 16. Perché magari vogliamo vedere se la password è giusta, la prima cosa che facciamo è vedere la lunghezza. Ora, supponiamo di avere questo simbolo qui, che poi in realtà sarà un numero quando eseguiamo, che si chiama password length, che viene messo in area X, quindi ora area X contiene il contenuto di password length, quindi mettiamo che la password sia 3. Facciamo la comparazione con la comparazione con area X e 10, quindi questo fa area X meno 10. Il risultato è 0, quindi sono i numeri uguali in realtà. Allora salta, ok, hai vinto quello che è. Altrimenti, se questo salto non viene preso, il processore semplicemente passa all'istruzione successiva, che è un salto all'uscita perché l'utente ha inserito una password con lunghezza sbagliata. In tutto questo, se per caso non capite o parlo male, che è possibilissimo, o altre cose del genere, interrompetemi pure. Purtroppo queste cose, spiegarle bene richiede veramente tanto tempo, quindi sto cercando di fare del mio meglio col tempo possibile, però se ci sono cose che non sono spiegate bene, chiedetemi pure. Ora, stessa cosa, ma al posto di controllare che sia la lunghezza della password un numero generico, vogliamo vedere se è maggiore o uguale di 11. Facciamo la compare con 11, se è più basso salta fail, altrimenti salta ok. Questo è un controllo senza segno del numero. Quindi in realtà se noi gli diamo, se ci fosse per esempio integer user input fosse negativo, siccome i numeri negativi considerati come senza segno diventano dei numeri grandi, questo controllo passerebbe. Un'altra istruzione che ho usato nella challenge che ho fatto per oggi, l'esempio che ho fatto per oggi, la XOR, che immagino che se non avete fatto assembly non ho fatto neanche questa. Vabbè, detto questo, fa una XOR bitwise, cioè, che vuol dire bit per bit, tra sorgente e destinazione, e assegna il risultato sempre a destinazione. Quando c'è un'istruzione del genere con destinazione e sorgente, viene sempre modificato dest con il risultato dell'operazione. Se è una somma, è dest più sorgente, va a finire dentro destinazione. Con la XOR è uguale, solo che è un XOR. Questa è la tabella di verità, quindi per ogni bit del nostro registro, della nostra byte, se il registro è piccolo, o 64 bit, se è grande, quello che avviene è che, mettiamo che questi sono i bit, il bit è la posizione 0 del registro destinazione, e questo sia del registro sorgente. Se entrambi sono 0 va 0, se entrambi sono 1 va a 0, se sono diversi va 1. Quindi è utilissima questa istruzione, o comunque un'operazione matematica, viene usata in crittografia per tutto, perché applicandola due volte con lo stesso valore si torna a essere il valore originale. È il metodo di crittografia più facile che si può implementare. Abbiamo anche un'istruzione call, che viene usata per chiamare le subroutine, ovvero sotto funzioni, quando avete un programma chiamate altre funzioni, avviene attraverso questa istruzione qui. Può essere chiamata con un numero, con un registro, eccetera, eccetera. Comunque questo è un indirizzo di memoria a cui salterà, e a quell'indirizzo di memoria c'è altre istruzioni da eseguire. È come un salto, solo che fa una cosa in più. Salva l'indirizzo a cui tornare dopo. Quindi nello stack aggiunge un pezzo, che è l'indirizzo che poi il processore andrà a prendersi per tornare indietro e riprendere dove aveva finito la funzione padre, quando chiama quella figlia. I parametri vengono passati tra funzioni in maniera, non è in realtà specificato da nulla, ci sono delle convenzioni a seconda del processore, a seconda del sistema operativo, addirittura su Intel a 32 bit o a 64 bit è diversa, perché chiaramente con registri più grandi si possono fare più cose, cose diverse. E farò vedere un esempio dopo. L'istruzione RET è il contrario della call, quindi cosa fa?
toglie il valore che abbiamo aggiunto prima con la call dallo stack e salta il valore appena tolto. Facendo call, vediamo solo l'esempio, sì esatto, facendo call, mettiamo che quello sia l'indirizzo 1.2.3.4.5.6, la call salva l'indirizzo di ritorno, salta lì, fa tutte le istruzioni che deve fare, quando c'è la RET prende il valore di salvato all'inizio, che è l'indirizzo dell'istruzione che ci sarà qui, e riprende l'esecuzione da qui. Quindi call RET praticamente è chiamata routine, ritorna, come concetto è simile al return quando fate un programma e una funzione per farla tornare. Il significato è diverso, però il concetto è lo stesso, ritorna dove era prima. Come sono passati i parametri? Ci sono appunto delle convenzioni che cambiano secondo i compilatori, anche su Windows sono diverse da Linux e Unix-like. A volte sono passati nei registri, ad esempio sui dispositivi mobile, che i processori ARM spesso passano i parametri sui primi registri perché è meno dispendioso che andare a accedere alla memoria, quindi può essere più veloce. Però ovviamente i registri sono sempre un numero limitato, quindi dopo un certo numero di parametri vanno a finire comunque sullo stack. Appunto, oppure sullo stack, e solitamente in Intel il valore di ritorno viene tornato all'interno del valore, scusate, all'interno del registro RAX o EAX, siete a 32 bit. Questo sempre per convenzione, non c'è nessun motivo per cui se vi fate il vostro compilatore non potete usare un altro registro. Di nuovo, anche questa è una cosa che ci vorrebbero 2 ore solo per questo, quindi se vi trovate a lavorare con delle cose che hanno un tipo di chiamata che non conoscete, internet. Abbiamo il primo esempio, questa è la convenzione usata dal linguaggio C tendenzialmente. L'esempio è 32 bit, sì. Qui abbiamo quindi un programma che chiama un'altra funzione con parametri 1, 2, 3, cioè aggiunge 5 al valore di ritorno e ritorna il valore di ritorno. Non ci interessa come è implementata questa funzione qui, è solo una funzione che viene chiamata da questa. Questo è il compilato equivalente. Il compilatore quando vede questa cosa qui scrive questa cosa qua. Quindi abbiamo, questo è un preambolo che viene messo nelle funzioni per salvare il contesto, poi vedremo un po'. I parametri vengono pushati sullo stack in ordine inverso, quindi 1, 2, 3 in realtà diventano 3, 2, 1. Viene chiamata la funzione che fa quello che deve fare, ritorna. Si aggiunge 12 allo stack, per far crescere lo stack ci si toglie quindi lo stack cresce verso il basso, si dice, quindi vuol dire che se vogliamo crearci dello spazio che non c'è sullo stack, dobbiamo togliere allo stack pointer, togliamo un valore pari al numero di byte che ci servono. In questo caso abbiamo pushato 3, 2, 1, che sono 4, 8, 12, siccome alla fine della funzione deve tornare come era prima, altrimenti la funzione che ha chiamato questa poi si trova uno stack fatto come non l'aveva lasciato, quindi fondamentalmente vi crasha il programma. Dopo aver fatto questa chiamata, il compilatore ripristina lo stack alla condizione iniziale, spostando su. Poteva fare 3 pop, che poi non usava il valore, oppure fare ogni pop toglieva 4 byte, oppure fare semplicemente aggiungi 12, ed è equivalente a fare 3 pop senza tenere il valore di ritorno, che non ci interessa. Perché il valore di ritorno della funzione in realtà è messo dentro EAX. E infatti ci somma 5 dopo e lo fa sommando 5 EAX, quindi EAX in questo momento contiene il valore RET. Stessa cosa, ritorna RET, il valore di ritorno deve essere dentro RAX, quindi fondamentalmente qui questo EAX non viene più modificato e la funzione che ha chiamato questa funzione si troverà il valore RET in RAX, come questa a sua volta. Ora, supponiamo che questa sia appunto la funzione che viene chiamata. Questa è una funzione senza parametri locali. Quello che si crea è, viene chiamata la funzione e abbiamo che... Allora, la funzione esterna mette sullo stack i 3 parametri. Quando viene viene pushato anche l'indirizzo di ritorno della funzione, a questo punto entriamo dentro la funzione che viene chiamata. Si ha un push del base pointer, che serve per svariati motivi, viene utilizzato per riferirsi alle variabili locali. Tutte le variabili locali che avete in un programma sono dentro una funzione, vengono salvate nello stack, nella parte di stack che è assegnata alla funzione corrente, e il riferimento statico, quando dovete accedere a una variabile, questa avrà un certo offset rispetto a EBP o RBP, a seconda di cui state lavorando, 32 o 64 bit, che non varia. Quindi il compilatore, quando deve accedere, ad esempio, se ci fosse una variabile locale, lo possiamo vedere perché fa
e BP meno qualcosa, perché le variabili locali, come vedremo dopo, vengono salvate qua sotto. È un po' complicato, finché non lo vedete in azione è un po' difficile da farvelo girare in testa. Questo è uno screenshot di Binary Ninja, che è il programma che useremo dopo. È molto simpatico perché quando riesce, questo non è assembly, okay? Questo è un int che ci dà lui, perché lui ha capito che l'argomento 1 è a questo offset qui rispetto al, al base pointer. Se voi usate object dump vi mostra solo questa cosa qui, e fidatevi che se dovete farlo a mano per tutte le variabili andate fuori di testa. Quindi questa funzione somma arg1, arg2 e poi ci somma arg3, non è importante. Alla fine viene poppato il vecchio base pointer che era stato pushato qui, quindi lo stack torna come era prima, e abbiamo la return che ritorna alla funzione chiamante col valore di ritorno in EAX. Ora, se noi avessimo, in questo caso non avevamo variabili locali perché non, la funzione era molto piccola e quindi i registri bastavano. Se il compilatore crea delle variabili locali, vengono, cambia il preambolo, dopo questo move qui, in cui viene salvato ESP nel base pointer e poi ESP viene mosso per chiamare altre, per fare altre cose, viene aggiunta una sub che crea spazio per le nostre variabili locali. Quindi in questo caso ne abbiamo due da 32 bit, quindi sono 8 byte, quindi il compilatore sa che deve crearsi lo spazio sottraendo 8 byte allo stack pointer. Questo spazio di memoria qui al momento ha dentro spazzatura, non ci interessa. Se vogliamo inizializzarlo a zero, ad esempio se noi la variabile la vogliamo a zero, ci sarà un'istruzione che dice assegna a questo indirizzo qui il valore 0. Allo stesso modo, prima di fare la pop, in ordine inverso come è stato, se vedete le istruzioni sono speculari, prima c'è la push, poi c'è questa sub, qui invece c'è prima la, scusate, si può fare o un add dello stesso valore di quella sub lì, o tendenzialmente, siccome ABP salva il vecchio valore di ritorno di SP, questa, vabbè, non ha molto senso dirvelo, però vabbè, viene ripristinato tramite questa istruzione qui, siccome ABP contiene il vecchio valore dello stack pointer, torna come era prima, ripeto, è molto difficile riuscire a spiegarvi queste cose in velocità. La cosa interessante appunto è che abbiamo che ogni funzione ha il base pointer che resta fisso, che viene utilizzato per riferirsi alle variabili in base all'offset. Offset positivo sono, vabbè, a parte questi due qui che non ci interessano, offset positivo sono gli argomenti passati alla funzione, offset negativo sono le variabili locali. Mentre lo stack pointer continua a muoversi se chiamiamo altre funzioni, eccetera, eccetera. Ci sono altre istruzioni che sono abbastanza utili, NOP, che è no operation, quindi non fa nulla, si può implementare anche facendo move un registro in se stesso perché non cambia il valore, è utile perché viene usata se appunto abbiamo un salto che non vogliamo prendere, possiamo prendere quell'istruzione lì, riempirla di NOP e il processore non fa altro che passare oltre, vede non fare niente, non fare niente, non fare niente e passa alle istruzioni dopo senza prendere il salto. Ritorno, in realtà ve l'ho spiegata prima. Move, questa è una move in cui il segno dell'operando viene esteso, quindi abbiamo una sorgente magari di 8 bit che viene spostata in un registro più grande. Dobbiamo decidere cosa fare con i bit che avanzano, che non se è un registro da 8 byte e io vado a caricarci dentro un byte, gli altri 7 devo decidere io cosa metterci. Se il numero è senza segno, cioè andiamo ad aggiungere, viene inizializzato a 0, quindi il numero rimane lo stesso. Se è col segno, il segno va esteso, perché altrimenti cambia il valore. Studiate assembly. Adesso una cosa che finalmente iniziamo sulla parte che forse è un po' meno noiosa. Un'introduzione un po' più di alto livello al reversing e Binary Ninja. Quando apriamo un programma, un disassembler, interattivo in questo caso, con l'interfaccia grafica, ci sono due modi di vedere l'assembly. Uno è quello banale che vi dà anche object dump, ovvero è semplicemente un dump di tutte le istruzioni che ci sono nel programma in maniera lineare. Quindi questa è la prima istruzione che viene eseguita nel main, seguono tutte le altre. Chiaramente i salti fanno cose del genere, tipo è molto difficile per un cervello umano riuscire a tenere traccia di tutte le cose perché la vista è molto lineare. Quindi gli sviluppatori di AIDAPRO, forse qualcuno prima di loro, si è inventato questa cosa qui, che adesso non si vede molto però. E vabbè, ciao. Comunque fondamentalmente sono le stesse istruzioni di prima, solo che quando c'è un salto ci fa vedere un diagramma, tipo un flowchart, come quando fate i primi algoritmi e disegnate le cose. Questo è molto più intuitivo per un essere umano, perché ci permette di avere una concezione spaziale delle cose. Quindi in realtà questa istruzione qui magari viene esattamente dopo quella lì, quindi sarebbe lineare, però questa vista qui, solo il fatto di vederlo così aumenta di molto l'efficienza nostra.
Si vede, sì, no, sì, speriamo di sì. Vabbè, non è importante il contenuto, è importante che si veda la forma. Questo è quello che un if diventa quando viene compilato. Abbiamo un primo blocco, un primo basic block, che contiene delle operazioni che non ci interessano. Alla fine di questo blocco ci sarà un qualche tipo di check, infatti qui c'è un compare qualcosa con qualcos'altro. Qui ci sarà un salta se, condizione quella che vuole. E abbiamo un branch, ovvero un ramo dell'esecuzione, se quella condizione è verificata. Solitamente nei programmi è indicato con il verde perché è positivo. Se invece quella condizione non viene verificata, si va sull'altro branch. Questo qui di fatto è un if, come viene fatto in assembly. Letteralmente, se voi fate if qualcosa, else qualcos'altro, questa è la struttura che viene creata a livello macchina. I loop sono un po' più complicati. Questo è un esempio di loop, cioè di ciclo. Abbiamo un blocco iniziale che fa delle operazioni che non ci interessano, più un setup iniziale magari. E dopodiché c'è il corpo del vostro ciclo. Tendenzialmente alla fine del ciclo, appunto, abbiamo un controllo, magari questo è un contatore che aumenta di 1 e vediamo quando il valore è uguale a un tot valore, se è più grande vai fuori. E questo assomiglia molto a un do while. Comunque questa è la struttura base di un ciclo. Abbiamo qualcosa che viene settato, un'operazione che viene appunto eseguita nel ciclo, un qualche contatore, qualcosa che viene aumentato e un controllo. Abbiamo finito? Sì, no, torniamo all'inizio, sì, andiamo avanti col programma. Scusate, sono pieno di raffreddore, devo sfarmi il naso. Pausa. Eccoci. Ok, quindi prima di aprire Binza, che spero abbiate, due cose base molto utili. Queste shortcut credo siano equivalenti, forse l'ultima no, ma tutte le altre sono equivalenti in AIDA Pro. G ci apre una casella che ci permette di selezionare dove saltare all'interno del programma, quindi se vogliamo andare al main, G, main, e saltiamo alla prima istruzione che viene eseguita dal programma. La barra spaziatrice ci permette di passare dalla vista lineare a quella a grafo che vi ho fatto vedere prima. A volte è utile quella lineare, non vi sto qui a spiegare, però vedrete che in alcuni rari casi è più sensato usare quella. Con n possiamo rinominare le variabili che crea lui. È molto utile perché tenere traccia di tutto a mente è impossibile. Oppure se vediamo che una funzione si chiama non faccio nulla, ma in realtà noi vediamo che fa qualche tipo di crittografia, possiamo rinominarla, così la prossima volta che la vediamo chiaramente sappiamo che forse è interessante. Y cambia il tipo del simbolo, quindi in assembly si lavora solo con fondamentalmente interi, senza segno. Se sono puntatori, se sono stringhe, dipende completamente da come le interpretate voi all'interno del vostro codice, o del codice del programma, di quello che l'ha scritto, insomma. Se ad esempio il disassembler, che non è perfetto, crede che un array sia un array di interi, mentre in realtà voi vedete che è una stringa perché poi viene stampata, con Y potete dirgli guarda che questa è una stringa, un puntatore a carattere, cioè una stringa, e questo permette all'analisi automatica del disassembler di fare dei passaggi aggiuntivi per aiutarvi ancora di più. Fondamentalmente i disassembler interattivi, la cosa bella è che appunto fanno un buon lavoro iniziale, dopo noi li aiutiamo a rifinire l'analisi che fanno loro e questo ci permette di andare avanti permette a noi di andare avanti con la comprensione del programma. E vabbè, il commento è la stessa cosa, è molto utile perché permette di tenere traccia di quello che succede, mettervi annotazioni a destra dell'assembly. E vabbè, follow pointers permette di seguire, ad esempio chiama funzione X, voglio andare a vedere cosa fa quella funzione X, premo asterisco e mi salta la funzione X. Iniziamo la parte di cracking veramente base, che è tutto quello che faremo oggi in realtà. La trovate su CTF, Spritz, eccetera, eccetera. Non ho messo il link, però vabbè. L'hai abilitata la challenge? La challenge è un file targz da scaricare. Contiene sia la challenge che faccio vedere, l'esempio che faccio vedere ora, sia un altro che non credo di fare in tempo a farvi vedere, ma che è semplicemente una versione abbastanza più complicata di quella che faccio vedere oggi, ma il concetto è identico. E quella vi dà la flag da submittare dopo, se volete. Quindi abbiamo questo crack.me, che è il file di cui non sappiamo assolutamente niente. E adesso come faccio io con... Vai. Si sente? No.
saputo dentro tantissimo. Ah. Ok, quindi abbiamo questo programma di cui non sappiamo niente. Spero che abbiate scaricato Binja. Dunque, Binary Ninja si invoca così se l'avete installato, o comunque se non l'avete installato potete aprirlo. File, apri, crackmi, anzi non voglio questo. E vi trovate di fronte a questa cosa qui. Fra l'altro la versione, quella di default, non è questa, scusate. Ok, questo è quello che vi trovate di fronte se lanciate il programma. Non preoccupatevi di farlo ora, cioè è un po' difficile farlo mentre seguite. Cioè, se volete seguire. Vi trovate di fronte alla start, che è una funzione che viene creata dal compilatore e viene eseguita all'inizio del programma. In realtà non è il vostro main, infatti il vostro main è qui. Adesso per spostarci nel main o lo apriamo da qui o doppio clic qui. Ah, perché non si vede niente, giustamente? Yeah. Ok, quindi c'è forse un problema sullo scoreboard, sulla lista delle challenge. Comunque, se non vi viene fuori Rev101, che è il nome di quello che facciamo oggi, F5 come se non ci fosse un domani, ma non troppo. E c'è un link da qualche parte sulla sinistra? Sulla sinistra c'è scritto reverse. Sulla sinistra ci dovrebbe essere scritto il nome della challenge, ci cliccate e dovrebbe venire fuori. Se ci sono altri problemi, comunque in realtà non è così fondamentale che lo facciate adesso, però sarebbe bello che voi aveste accesso tipo stasera o quando... Facciamo finta che esistano... Classic, Light... Qual è meglio? Questo. Ok, quindi questo è Binary Ninja con la skin più brutta che abbia mai visto. Questa è la funzione in cui ci troviamo quando parte, che è underscore start, che viene creata dal compilatore e poi invoca libc, che è una funzione della libreria standard, che prende come parametro il nostro main, l'indirizzo del main, che in realtà è il main del programma che ho scritto io. Quindi o clicchiamo qui due volte, o clicchiamo qui due volte, o facciamo go main e finiamo nel main. Ora, questo è il grafo di cui parlavo prima. Con la barra spaziatrice si passa all'altra rappresentazione, che però è brutta. Dunque, abbiamo un programma, dobbiamo vedere cosa fa. Allora, questo non è un programma malevolo, perché ve lo dico io, quindi possiamo provare intanto a eseguirlo, che è il primo passo solitamente. Ci chiede la chiave di attivazione. Io vi dico che viene passata come parametro sulla linea di comando, quindi ASD. Non è quella giusta. Se non avete installato... Questo è un comando Linux, fra l'altro si chiama SL, che succede se invertite ls quando fate list directory. Se non ce l'avete installato vi verrà fuori un errore, comunque non è perché il programma è rotto, semplicemente che non trova il programma. Dice, ok, compra il software. Bene. Questo è tutto quello che sappiamo del programma. Non ho fatto subroutine, cose complicate, quindi è semplicemente tutto nel main, più chiamate a funzioni della libreria standard, che tendenzialmente, se cercate in internet, sapete cos'è, insomma, cosa fanno. Quindi noi apriamo il programma, quello che si fa a questo punto è guardarsi un attimo intorno per vedere cosa può avere senso. Il nostro obiettivo non è generare una chiave giusta, è far sì che ogni chiave sia giusta. La prima cosa che vogliamo fare è togliere quel fastidioso treno che mi dà veramente sui nervi. Aumento anche il font, ok, aumentiamo... No, vabbè, ma basta che zoomo dentro, scusa. Sì, è che non si vede più niente se zoom. Vabbè, questa roba qui si può cavare, ok. Quindi questo è il programma, inizia dal main, che è in questo blocco qui, fa dei controlli. Poi vediamo che a sinistra ci dà come suggerimento, capisce che a questo indirizzo qui c'è una stringa e ce la mostra in fianco come suggerimento. Quindi possiamo dedurre che questo blocco qui sia quello che viene chiamato se non viene data nessuna chiave. Infatti inserisci activation key per piacere. Quindi, se viene data, possiamo supporre di essere di qua. Qua fa delle cose, c'è un XOR, c'è un loop, che è quello che vi ho fatto vedere nelle slide.
non ci interessa al momento perché non vogliamo vedere cosa succede, vogliamo solo dire accetta tutto. C'è un altro, in questa zona qui c'è un'altra divisione di nuovo del flusso dell'applicazione. Se questo check va a buon fine, salta a stampa put string, come dice il nome, fa vedere la stringa sulla console, grazie per aver comprato questo software, altrimenti fa venire fuori quel maledetto trenino lì, che viene fatto tramite la chiamata system che esegue un comando della shell di Linux. Questa qui ce la segna come un puntatore a un indirizzo a caso, in realtà se andiamo a vedere, qui possiamo vedere che c'è scritto SL, che è il nome del comando, semplicemente non ha capito da solo che quella è una stringa, quindi non mostra il suggerimento che mostrava sull'altra stringa, però è una stringa. Chiama system, quindi fa push dell'indirizzo di questa stringa, chiama system, quindi questa stringa è il parametro che viene dato a system, il parametro che viene dato a system è il comando che va eseguito, quindi esegue il comando. La prima patch che vogliamo fare è toglierlo, in modo che se inseriamo una chiave sbagliata non dobbiamo aspettare, perché quel trano lì non si può killare con Ctrl-C. Ora, si può fare la patch a mano con l'ex editor, oppure Binary Ninja e anche Aida Pro contengono delle funzionalità per farlo, quindi semplicemente tasto destro, patch, converti a operazione a nessuna operazione, lui automaticamente inserisce al posto... tutta quell'istruzione che era lunga 5 byte viene convertita in una sequenza di 5 NOP, perché ogni singolo NOP è lungo un byte. NOP, esatto. Salviamo il contenuto come patch, ok? Zero, ciò. A questo punto, al posto di eseguire crackme, eseguiamo... prima lo rendiamo eseguibile, scusate. Ok. Patch... già non viene più fuori il treno, che è una bella cosa. A questo punto però non accetta ancora questo AAA che gli abbiamo dato, quindi dobbiamo andare a vedere cos'altro c'è da modificare. Questo è il ramo dell'albero dell'esecuzione, del grafo dell'esecuzione, che viene chiamato quando c'è un errore, quindi vuol dire che se qui stampa ok, il software il codice è corretto, qui invece dice di no, evidentemente anche senza capire niente di assembly, possiamo capire che questo salto qui è quello che decide che parte del programma viene eseguita. Ora, la test è equivalente alla compare, cioè è diversa, ma fa lo stesso effetto nel caso di un salto se è uguale a zero. Questo vuol dire praticamente controlla se DL è uguale a zero, niente di più, niente di meno. Cioè vuol dire di più, ma il 90% dei casi vuol dire solo quello. Quindi qua sta dicendo è uguale a zero, quindi ZF è settato a 1, se sì, salta, hai comprato il software, bravo, se no, dammi da mangiare. Quello che possiamo fare sempre all'interno di Binary Ninja è andare a patchare di nuovo questo salto. Binary Ninja è una cosa molto bella che ci permette di tramutare il tipo di salto in non saltare mai, salta sempre, oppure invertilo. Se lo invertiamo funziona uguale, però se gli diamo una chiave giusta la intende come chiave sbagliata. Non ci costa nulla di farli saltare sempre, quindi faremo quello. Questa volta, al posto di fare la patch tramite Binary Ninja, che è troppo facile, vi faccio vedere come si fa con un ex editor. Quindi qui abbiamo l'indirizzo, a sinistra abbiamo l'indirizzo virtuale di questa istruzione. Quindi quando il programma viene caricato in memoria, l'istruzione sarà a questo indirizzo qui, 0804833. Quello che possiamo andare a fare è aprire un ex editor, il nostro ex editor di fiducia. No, scusate, BU. E vabbè, ciao. Dai, ok. Dunque, questo è un ex editor che mostra anche la visualizzazione come istruzioni assembly, quindi è abbastanza comodo. F5 go to. Sì, questo è da console, ce ne sono da interfaccia grafica, ma sono molto più facili, quindi immagino che se sapete usare questo, sapete usare quell'altro. Ci chiede l'offset all'interno del file, perché solitamente gli ex editor lavorano con un offset rispetto all'inizio del file. L'indirizzo virtuale è solitamente completamente diverso dall'offset all'interno del byte. Verosimilmente in questo caso questa istruzione qui è all'offset 48373 nel file, però viene caricata a 0804833 per vari motivi che non ci interessano. Per fortuna questo programma qui ci permette di selezionare l'indirizzo come virtuale, quindi si va automaticamente a capire dov'è all'interno del file effettivamente, non in memoria, perché a noi non interessa l'offset in memoria, interessa quello sul file che andiamo a modificare. Copiamo a mano, perché non so come meglio fare, 48373,
e ci troviamo esattamente col salta se è uguale a questo indirizzo, che è 39b, infatti se noi andiamo a vedere qui finisce con 39b, perché di sì. Quindi ora possiamo modificarlo, modify, dunque 7.4 è 7.4 per un processore Intel è l'inizio dell'istruzione che dice salta se qualcosa. In questo caso, scusate, salta se uguale. Vi dico subito, si trovano in internet, potete anche guardare altre istruzioni, ad esempio se voglio sapere cos'è una jump di altro tipo, vado sotto, vedo, ok, EB è una jump, posso direttamente copiare il valore. Altri programmi permettono di scrivere l'assembly e lo assemblano in un binario che poi potete copiare senza dover sapere l'opcode. Comunque 7.5, ve lo dico io, inverte il salto, quindi passa da salta se è uguale a 0 a salta se non è uguale a 0. In questo caso facciamo finta che ci basti così, update F2, F10, quitta. A questo punto possiamo fare patch AAA, grazie di aver comprato il software. E questo è quello che è l'esempio più semplice possibile di quello che succede quando viene craccato un programma, che è utile non solo per craccare, ma è utile anche se dovete modificare un programma che avete il diritto di modificare. Sì. Allora, sì. E lo salvi e poi lo riesegui. Sì, esatto. Praticamente quello che succede è, se lo facciamo dall'editor, va salvato a mano perché sì, funziona così il programma. Questo è un ex editor stupido che richiede di nuovo di fare update, eccetera, eccetera. Ci sono altri programmi che semplicemente è come se aveste un editor di testo, solo che al posto di dimostrarvi il testo vi mostra tutte le istruzioni in esadecimale. Non fate altro che scrivere come se fosse un editor di testo. L'importante è che non inseriate, quando, essendo come un editor di testo, può essere che se voi inserite delle cose entrate nella modalità insert, quindi al posto di sostituire andate a inserire una cosa, quello sfasa tutto il programma di un byte, non funziona più niente, quindi dovete sostituire i byte. Tant'è che se voi volete mettere un'istruzione più lunga dell'istruzione che c'era originariamente, può essere un problema perché non c'è abbastanza spazio e non potete andare a modificare quello che c'è dopo perché è parte del programma. Comunque fondamentalmente abbiamo modificato un singolo bit in realtà di tutto il programma e la protezione della licenza non funziona più. Scusate. Per quelli di voi che non hanno un editor che vi permette di vedere l'indirizzo virtuale, ma solo l'offset all'interno del file, l'offset in questo caso ve lo dico io. AIDA Pro vi dà anche l'offset all'interno del file corrispondente all'indirizzo virtuale. Su Binary Ninja devono ancora farlo, che è semplicemente un copia indirizzo, ma devono ancora farlo. Comunque l'indirizzo è 37. Dovete passare questa istruzione qui, che è l'indirizzo virtuale, questo. Quello reale all'interno del file è 373. Tutto quello che è a sinistra è semplicemente un offset che viene aggiunto dal loader quando carica il programma in memoria. Quindi appunto, andando a cambiare questo 7.4 in 7.5, invertiamo la condizione del salto e quindi dopo vi mostrerò come fare una licenza valida. E in questo, adesso col programma patchato, se gli diamo una licenza valida non ce l'accetta più perché abbiamo invertito la logica. E questo è l'esempio base. Ora, cosa di prima, stesso programma di prima questo. Adesso però dobbiamo capire, per fare un keygen dobbiamo capire il formato di quello che vuole, che è un ordine di difficoltà più grande. Questo programma è molto semplice in realtà, quindi non è troppo difficile, però in generale è abbastanza più complicato. Altro disclaimer importantissimo. Io scherzo tanto, ma la gente finisce in prigione, quindi non fate queste cose sul software proprietario. In realtà il patching io ve lo insegno perché è utile in tanti casi che non sono cracking, ad esempio nelle CTF spesso vogliamo saltare delle parti di codice che non ci servono perché magari sono lente e vogliamo andare direttamente dove ci serve, oppure vogliamo vedere cosa succede qui se prendo l'altro salto senza dover per forza aprire un debugger e andare a modificare a runtime. Però sì, chiaramente I do not endorse cracking software. Detto questo, riprendiamo. A questo punto dobbiamo fare il nostro keygen. E quindi per fare un keygen, purtroppo o per fortuna, che è il punto della lezione, dobbiamo capire che controlli fa.
Quindi innanzitutto dobbiamo andare a vedere da dove prende la chiave, dove viene salvata. Allora, se non, non avete mai programmato in C, nel main possiamo vedere che da solo Binary Ninja ricostruisce i parametri del main. Questo non viene fatto... non datelo per scontato, perché ad esempio Object Dump questa cosa non la fa. Questi sono i tool, quelli seri per fare reversing, ti danno una mano. In questo caso capisce che il main ha tre parametri, anche se poi quando voi andate a scrivere un programma in C non serve che li mettete tutti, però il compilatore si arrangia e li mette. Arget Count, che ci dà il numero di parametri che vengono passati sulle linee di comando, solitamente è 1 se non viene dato nulla, e uno è il primo, è il nome del programma che avete appena lanciato. Il secondo, quindi se questo argc è uguale a 2, vuol dire che avete scritto, ad esempio, AAA dopo il nome del programma. Quindi, infatti, andiamo a vedere innanzitutto il check iniziale che fa per vedere se abbiamo inserito almeno una chiave. Quindi, se noi non inseriamo nessuna chiave, anche la versione patchata ci fa inserisci chiave di attivazione, che è qui. Scusate. Si vede, sì? Quindi noi andando a ritroso vediamo che il salto è questo, che viene fatto se LE, quindi less or equal, quindi è un minore uguale, e il compare è fatto qui. Quindi abbiamo un compare tra il contenuto di ECX, che grazie al suggerimento di Binary Ninja sappiamo che è il primo parametro del main, quindi è il numero di l'arg count, lo compara con 1, se è minore uguale, quindi qui setta le flag. A questo punto le flag per minore o uguale vengono settate. Non ci interessa neanche sapere quali sono le flag in questo caso, perché a intuito è più facile che andare a vedere le singole flag. Questa è un'istruzione move che non cambia le flag, perché la move non cambia le flag. Se è minore o uguale salta a quello verde, quindi qui, e dice inserisci la chiave. Quindi intanto quello che abbiamo capito è che questo è il check per il numero di parametri che viene passato. Se è minore o uguale di 1 vuol dire che non ho scritto nulla dopo il nome del programma e quindi esce fuori. Buon. E quindi questo l'abbiamo risolto, non è più un problema. Ora supponiamo che questo sia maggiore di 1, quindi questo salto qui non succede e succede questo. Succedono un po' di cose. Chiaramente il controllo della chiave andrà fatto sulla chiave, quindi sarebbe utile per prima cosa, quando si fa reversing, a restringere il campo il più possibile, perché non vogliamo andare a leggere pagine e pagine di assembly che non servono a quello che vogliamo fare. A noi interessa dove è salvata questa chiave che gli abbiamo passato. I parametri da console, compreso il nome del programma, vengono passati nel secondo parametro del main, che è un puntatore a stringhe, che si chiama argv, che nella posizione 0 contiene il nome del programma, posizione 1 in poi contiene i parametri che vengono passati sulle linee di comando. Quindi in questo caso sarà in posizione 1 quello che interessa a noi. Un puntatore in un programma a 32 bit, è grande 32 bit, quindi 4 byte. Quindi abbiamo che innanzitutto la prima cosa, il primo riferimento che troviamo a argv è qui, quindi, e non ce ne sono altri, quindi dobbiamo capire questo qui dove va a finire. ECX più 4, Binary Ninja è così gentile da dirci che quello che c'è dentro questa memoria qui è l'inizio della serie di string, di puntatori a stringa che contengono i parametri. Okay? Quindi abbiamo fondamentalmente questo blocco di 4 byte di memoria, che è un puntatore a altri due blocchi. Il primo contiene l'indirizzo a una stringa che è letteralmente patch 0, o comunque come si chiama il programma che avete eseguito. Il secondo è il parametro. Quindi in questo momento con questa istruzione sta caricando l'indirizzo di questa tabella di parametri dentro EAX, quindi leggendo dalla memoria a questo indirizzo qui, ECX più 4, che ripeto, se noi andiamo a guardare sopra possiamo capire anche noi a mano che è argv. Binary Ninja è abbastanza intelligente, ci dice ok, questo è argv e finisce dentro EAX. Dopo noi saltiamo qui perché il programma, fondamentalmente stiamo simulando quello che fa la CPU nella nostra testa. Qui abbiamo che va a operare su questo EAX, modifica il valore, ovvero va a prendere il valore contenuto EAX più 4 e lo carica in EAX stesso. Quindi quello che succede è, vai a prendermi il secondo puntatore che è contenuto in questa tabella di puntatori a stringhe. Il primo, come abbiamo detto, ha l'offset 0 perché è il primo, è il nome del programma. Più 4 perché i puntatori sono grandi 4 byte, quindi arriviamo ad avere in EAX viene caricato l'indirizzo di memoria della stringa
AAA in questo caso, BBB o quello che vogliamo. Dopodiché viene caricato qualcosa in edX che ancora non sappiamo cos'è, vengono fatte delle cose e c'è un ciclo che inizia con una XOR, eccetera, eccetera. La prima cosa che è utile notare quando c'è un ciclo è guardare cosa viene modificato all'interno, specie se c'è un contatore. Solitamente i contatori vengono modificati più 1, meno 1, per ovvi motivi. In questo caso possiamo già vedere all'occhio che c'è questa add, e poi add viene, questa EAX, dopo essere stato incrementato, viene comparato con un valore contenuto in ECX. Possiamo supporre, che è quello che si fa quando si fa reversing, partiamo con un'idea che può aver senso, se poi è sbagliata ripartiamo da capo. In questo caso possiamo supporre che EAX sia un qualche tipo di contatore, come quando fate un ciclo for, c'è la I che continua da 0 a N. Questo potrebbe essere simile, non è proprio uguale, ma potrebbe essere simile. Quindi supponiamo che, adesso scusate, devo mollare il microfono. Qui torna utile avere dei commenti, quindi possiamo dire EAX uguale 1, quindi contatore counter più uguale 1, questo si fa col punto e virgola, e non viene fuori, non so perché. Ho fatto close, sì, ho fatto close, sono stupido. Quindi EAX è il nostro counter, qua fa EAX, comparlo, scusate, questa è la versione non patchata, ok, quindi quella giusta. Qui fa EAX, compare EAX con ATX. Sono uguali? Se sono uguali, cioè scusate, sono diversi, se sono diversi ripeti. Se sono uguali, che è la condizione inversa, vuol dire che continua per la freccia rossa, ok? Quindi quello che possiamo noi segnarci per rendere la cosa più facile è dire, ok, se EAX e ATX sono uguali, quel salto non avviene, quindi automaticamente salta quello sotto. Quindi possiamo dire che la condizione, questo qui è come se fosse un if, if counter uguale uguale o uguale, quello che è, comunque esci, exit, scusate, in inglese che è più bello, exit nel senso vai avanti, non exit dal programma. Che cavolo. A questo punto dobbiamo andare a ritroso. Abbiamo capito che EAX è un valore che viene spostato, incrementato di uno alla volta. Ora stiamo lavorando su una stringa ASCII, ok, che sono quindi un byte per carattere. È verosimile che ogni uno che viene incrementato sia un controllo che viene fatto su un byte, un carattere della stringa che abbiamo dato. Quindi cosa facciamo? Andiamo a vedere, quindi abbiamo detto che qui EAX è uguale all'inizio della nostra stringa, ok? Perché, come abbiamo detto prima, EAX qui contiene argv più 4 è il puntatore alla stringa, quindi EAX diventa il puntatore alla stringa ASD ASD, quello che gli passiamo dopo. Quindi EAX è uguale inizio, poi non va più modificato a parte per questo add, quindi in realtà non è un counter, ok? Questo EAX è sì un counter, ma in realtà è un puntatore alla stringa che viene spostato di un carattere alla volta. Quindi abbiamo il puntatore alla stringa che, al posto di fare prendi la base della stringa, sommaci la i come quando fai un ciclo for e vai a prendere l'elemento iesimo di una stringa, al posto di fare sempre questa somma, semplicemente prende il valore e lo sposta alla base del puntatore sempre di più. Quindi in realtà questo counter qui adesso sarebbe da andare a modificare ed è questo key è un puntatore, ok? Idem qua, quando il puntatore arriva al valore 10x esce. Ok, quindi abbiamo che inizia, dopodiché, senza vedere quello che succede qui, che ancora non è interessante, possiamo vedere che viene caricato all'interno del ciclo, viene caricato un singolo byte contenuto da in EAX, quindi il carattere corrente della stringa, verrà caricato, anzi xorato direttamente in DL. DL avrà un valore iniziale che viene settato qui, ok? È tutto un andare avanti e indietro cercando di capire da dove vengono le cose, come vengono modificate, e cercare di iterare su questo concetto fino a quando non abbiamo una comprensione di quello che sta succedendo. Quindi EDX viene inizializzato a 42. Ora, 42 è un numero, però ve lo dico io questo, possiamo fare display as character constant, è una B, perché il valore ASCII della B è quello. Quindi EDX viene inizializzato a B, o a quel valore intero, è la stessa cosa. La prima istruzione del ciclo va a prendere il carattere da EAX, che abbiamo detto è il puntatore al carattere corrente della stringa. Viene fatto un XOR con DL, che è il primo byte di EDX. Quindi di fatto sta facendo un XOR del valore contenuto in EDX, solo nei primi 8 byte. Ma siccome la B in ASCII è il primo byte,
di fatto sta facendo la XOR col byte B iniziale, cioè non è perché i registri hanno dimensione diversa che cambia nulla, semplicemente è una XOR col primo byte del... sì, col primo byte di EDX, quindi con EDX. Quindi abbiamo che viene caricato il carattere, viene fatto una XOR, con l'operazione come ho stato prima, con il carattere B nel primo ciclo, perché all'inizio il valore sarà quello, viene spostato il puntatore di 1, viene fatto un compare con qualcosa che a questo punto immaginiamo sia la fine della stringa, perché o comunque un qualche valore un qualche punto all'interno della stringa in cui lui smette di controllare, perché magari non controlla tutta la stringa, controlla solo i primi 3 caratteri. E se è arrivato a quel punto, HX, scusate, se è arrivato HX uguale a X, vuol dire che questo ciclo è arrivato al punto in cui abbiamo finito la stringa che ci interessa controllare e possiamo uscire e fare il test sul valore. Quindi abbiamo fondamentalmente viene caricato EDX a B. Ogni ciclo fa un XOR, sposta il puntatore al carattere successivo, fa un XOR, sposta il puntatore al carattere successivo, eccetera, eccetera. Quindi intanto, vabbè, mi faccio un commento qui. Questo è DL XOR char. Questo è solitamente quello che scrivo io quando faccio. Ora è interessante andare a vedere cos'è HX prima di andare a vedere come andare a modificare questa cosa qui. Scusa, come fare un KGen. Perché HX a questo punto è la differenza tra... Scusate, HX è l'inizio della stringa più quanti caratteri vogliamo andare a leggere. E infatti se andiamo a vedere load effective address, che è un'istruzione appunto che fa operazioni matematiche elementari, vediamo che fa EAX, che contiene l'inizio della nostra stringa prima di entrare nel ciclo. Ci somma B, che vabbè è esadecimale, però vogliamo vederlo in decimale che è più sano, è 11. Quindi va a sommare il puntatore 11, che è equivalente a dire... prende una variabile chiamata HX e gli assegna la fine, non la fine della stringa, la stringa più 11, quindi vuol dire che si aspetta, controlla i primi 11 valori della stringa, ok? Questa è un'istruzione, è uguale a una NOP, perché sta caricando l'indirizzo di ESI, scusate, sta sommando 0 a ESI, quindi questo qui è un NOP scritto strano perché è ottimizzato il compilatore, questa è magia oscura dei compilatori, non è di nessun tipo di interesse, questo non serve a niente, tant'è che poi ESI non viene più usato per il resto del programma. Detto questo, quindi sappiamo che HX è la fine della stringa, EAX è l'inizio, e questa è una variabile che accumula i risultati della XOR partendo da B. Quindi fondamentalmente, vim rev punto quello che è C. Lo pseudocodice, abbiamo questa variabile che è EDX, che viene messa al valore esadecimale equivalente alla B in ASCII, vabbè non è importante. Abbiamo EAX che è uguale alla nostra key, okay, che è un char di 11. HX che è messo alla fine, che è appunto EAX più 11, no? Questo è più o meno quello che sta succedendo nella prima parte. Dopodiché abbiamo un ciclo che dice while EAX è diverso da... cioè in realtà è un do while, però vabbè. Mentre finché questi sono diversi, cosa andiamo a fare? A EDX o DL, in questo caso non cambia assolutamente niente farlo a 32 bit o 8 bit. Comunque EDX fa l'XOR con il valore corrente, quindi EAX, che è un byte, che è il carattere corrente, quindi cur char, e incrementa il puntatore EAX. Questo è equivalente, in maniera un po' più sana, a dire for int i uguale a 0, i minore di 11, i più più, con sempre questo valore temporaneo che è inizializzato a B, prendi la key completa, prendi il carattere iesimo e fai l'XOR con questo variabile temp. Alla fine temp varrà qualcosa, adesso magari riprendo un attimo il ragionamento perché è un po' complicato, è la prima volta che si vede. Comunque alla fine tempo avrà questo valore, che poi viene fatta questa istruzione test, che fondamentalmente setta ZF uguale a 1, cioè il flag che ci serve per saltare, se DL è uguale a 0. Quindi se il valore contenuto in questa variabile temp, che per noi è DL, alla fine è 0, quel salto viene preso. Ok. Quindi ripetendo il passaggio, il concetto è, non è molto facile passare dalla rappresentazione in assembler, chiaramente, a quella in linguaggio. Questo non è veramente C, è pseudocodice in C.
dovete più o meno capire i blocchi di codice cosa fanno, riscriverli, poi aggiungete altri blocchi, cercate di capire cosa fanno, li rimettete insieme. Non c'è una ricetta, perché questa stessa cosa qui può essere rifatta in mille modi diversi. Un po' si fa per esperienza, un po' sbattendoci la testa finché vi entra in testa. Comunque il concetto è che abbiamo visto che c'è un loop che inizia per il primo carattere, viene finito quando si raggiunge col puntatore la fine della stringa, quindi di fatto sta prendendo un carattere alla volta, e possiamo riscriverlo o come ho scritto sopra, che però è equivalente all'assembly, solo scritto in maniera un po' più bella, oppure come è scritto qui. Dici, ok, fra 10 minuti ho finito, ragazzi. Quindi anche se vi siete persi qualcosa, comunque spero che almeno l'idea di base vi sia chiara, ovvero annotatevi le cose, ragionate come fa il programma, fate magari la prima iterazione del ciclo la fate a mente, vi segnate tutti i singoli registri, come vengono impostati, come cambia la memoria. Le prime volte è utile, poi diviene automatico. Solitamente questo è quello che si fa nei corsi di architettura degli elaboratori, quando vi insegnano l'assembly. Vi fanno proprio fare a mano tutte le istruzioni, vedere cosa cambia. È un po' lungo da fare qui, non faccio tempo. Comunque spero che l'idea almeno sia passata. La parte più difficile sicuramente è di avere la dimestichezza con puntatori, la differenza tra puntatore e un valore, eccetera eccetera, è un po' un casino, e anche le diverse istruzioni la prima volta che le vedi sono difficili. Comunque a questo punto dobbiamo finire il nostro keygen, quindi ho poco tempo e salto un po' più veloce. Quindi noi abbiamo che il controllo è, scusate, l'ultima istruzione, ovviamente ho detto che questa ve la do per buona, test andatevi a vedere sul reference online cosa vuol dire. Comunque test DLDL in questo caso salta se DL è uguale a 0, quindi supponiamo che noi vogliamo DL uguale a 0 per poter dire ok, la chiave è valida. Questo vuol dire che la B fatta XOR col primo carattere, XOR col secondo, XOR col terzo, eccetera eccetera eccetera, alla fine il risultato di questa XOR enorme è 0. Ora il numero di byte che vengono letti è dispari, quindi sono 11, quindi la chiave è lunga 11. Sappiamo che una XOR di un valore con se stesso da 0, perché ogni bit, se è uguale a se stesso con l'altro operando, diventa 0, quindi automaticamente se il byte è uguale al byte diventa 0. Essendo un numero dispari, la prima cosa che possiamo fare è prenderci cura di mettere una B nella chiave, una B maiuscola, in questa maniera nel primo ciclo E di X diventa 0. A quel punto abbiamo un numero pari di caratteri che viene controllato tramite XOR, quindi possiamo mettere ogni carattere due volte, questo continuerà a fare stare 0, perché 0 XOR 3 diventa 3, 3 XOR 3 diventa 0. Mettiamo una A, A XOR 0 diventa A, A XOR A diventa 0 di nuovo. Facendo un numero pari di volte, si cancellano uno con quell'altro e abbiamo una chiave valida. Non ho troppo tempo per fare uno schema, quindi c'è capito. Beh, se non sapete cos'è un XOR, comunque andatevela a vedere. La cosa importante appunto è che XOR, valore con se stesso, è uguale a 0. Quindi se io ho una XOR grande così e in mezzo ci sono due B, queste due B si annullano e diventano 0. È come se non ci fossero. Due A diventano 0. Alla fine, se voi fate questo procedimento per tutta la stringa lunga 11, vi resterà fuori il singolo byte dispari, che non potete eliminare. Ma edX all'inizio è uguale a B, quindi se noi questo ultimo lo mettiamo a B diventa 0, anche quello. Chiaramente è possibile fare combinazioni diverse da queste qui che sto dicendo, questo è il modo più semplice. Per provare che il ragionamento sia giusto, potete semplicemente lanciare il crack mio originale e fare B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... e funziona, perché AA, ma anche se mettete BB qui, basta che... No, ok, ho sbagliato a scrivere. Perché non funziona? Diamine. Facciamo finta che sia giusto. Ma sì. Ma perché? No, in realtà sono giuste, scusa, sono due. Sono dispari, sono tre. Vabbè, questo... Le A sono 1, 2, 3, 4... No, ok, c'era un A in più, forse. Ok, sì, c'era un A in più, scusate. E l'ultimo carattere veniva ignorato, quindi con le A funzionava, con le B no. Detto questo, vedete che basta mettere anche una C qui e funziona uguale. Quindi il crack mi semplicemente... Ve lo scrivo in due secondi. Scusate il keygen. Import random. Facciamo... alphabet uguale, ok, abbiamo tmp uguale a b per i in range, dunque non interessa che siano 11, però il primo è già messo, quindi sono 10, e ci interessa farlo 5 volte
con due caratteri alla volta, quindi diviso, quella, la doppia divisione è una divisione intera in Python. Questo è un ciclo for fatto in Python, va da 0 al numero che gli diamo dentro e aumenta di 1 ogni volta. Facciamo tmp, gli aggiungiamo una variabile, scusate, random.choice alphabet. Questo prende un valore a caso tra quelli dentro la variabile alphabet. Per 2, questo non, essendo una stringa in Python, moltiplicare una stringa per un numero vuol dire che ripete la stringa, quindi ripetiamo il carattere che abbiamo appena pescato per 2, print tmp, print la variabile. Ok, non so quanto tempo mi avanza. Vabbè, comunque non è niente di che, potete farlo in C, potete farlo in Java, potete farlo in PHP se siete fuori di testa. Python key.py e ci dà una chiave sempre diversa che inizia con la B. Dovrebbe andare bene. Per testarlo potete fare .crackme. Questa cosa qui è una roba della shell, che vuol dire passa il risultato del programma, l'output del programma lo passi come variabile d'ambiente al programma, quindi è come se io scrivessi a mano, dovrebbe andare. Qui le chiavi sono sempre diverse, però le accetta perché sono valide. E avete appena fatto una cosa bella, forse, se vi piace. Cringe. Tornando alle slide che ho saltato bellamente alla fine, queste sono quelle sul doc, questo può morire. Ok. Questa è la spiegazione di cosa fare adesso. Queste slide qui immagino che le caricheremo da qualche parte. Sono anche sul, scusate, questa challenge è anche sul sito CTF, scusate, è sul sito CTF, nello stesso zip in cui c'è l'altro. Se risolvete questa, in locale dovete fare cosa c'è scritto qui, ok? Una volta che risolvete come viene generata la chiave, o submettete la chiave, scusate, o vi connettete a questo server qui, che è lo stesso servizio però eseguito in remoto con una chiave, con la flag vera che dovete prendere, o mettete la chiave singola, oppure se fate un keygen è meglio perché è più utile, però in realtà funziona uguale se mettete una singola chiave valida. Comunque il concetto è che è un po' tanto più difficile, quindi dovete sbatterci la testa. Purtroppo reverse engineering è una cosa che richiede tempo e non c'è soluzione, è il processo, dovete imparare il processo con cui farlo, quindi a parte insegnare l'assembly e un po' di trick, il resto è sudore. Detto questo, finito, abbiamo messo un po' di pointer a il sito ufficiale di IDA, che c'è la demo, Binary Ninja, Radar, che è quello open source, l'interfaccia grafica di Radar, che c'è le release che si possono scaricare come app image, quindi vanno direttamente senza installare nulla. Hopper, per chi ha il Mac, è un disassembler. Sì, questo. A quanto pare c'è anche per Linux, che funziona abbastanza bene, c'è anche un decompilatore integrato, quindi se volete barare, eccetera, eccetera.